Per 40 anni, dopo la ribellione di Kadesh Barnea, quando avevano rifiutato l'opportunità di entrare in Israele e dubitato del potere di Dio, i figli di Israele avevano vagato nel deserto. Ora che i 40 anni erano finiti, si avvicinarono un'altra volta, ma fecero una deviazione. Gli Edomiti, che erano loro parenti essendo i discendenti di Esaù, fratello di Giacobbe, si rifiutarono di farli passare per la loro terra, perciò dovettero aggirare Edom. Dio disse loro di non dare fastidio agli Edomiti per aver respinto la loro richiesta, ma di lasciarli stare perché i loro antenati erano fratelli. Mentre camminavano nel deserto, il monte Hor svettava sopra di loro. La sua vetta sarebbe stata il luogo della morte e della sepoltura di Aaronne. A Mosè fu detto di portare Aaronne e Eleazar sulla vetta e di prendere le vesti sacerdotali di Aaronne e di darle a Eleazar. I due uomini anziani avevano almeno 120 anni. Salirono sulla montagna. Avevano sperimentato le prove più dure e gli onori più grandi che erano mai capitati ad essere umano. Entrambi avevano grandi doti naturali, che erano state sviluppate ed esaltate tramite la comunione con Dio. Il Monte Hor oggi si trova a Petra, in Giordania. Dalla vetta del Monte Hor potevano vedere le pianure dietro di me e l'accampamento di Israele estendersi a perdita d'occhio, il popolo, per cui si erano sacrificati così tanto e a cui avevano dedicato la maggior parte della loro vita. All'età di 83 anni Aaronne aveva acconsentito ad aiutare Mosè nella sua missione e ora la sua opera per Israele era terminata. Aveva tenuto alte le mani di Mosè quando avevano combattuto contro gli Amalechiti. Era stato il sommo sacerdote. Era rimasto fedele senza lamentarsi quando i suoi figli erano morti per aver ignorato un ordine esplicito di Dio. La sua vita era stata macchiata da un episodio. Aaronne è ricordato per il grave peccato al Sinai quando aveva ceduto alle richieste del popolo e anche per quando si era unito a Miriam nel lamentarsi contro suo fratello Mosè e anche con Mosè per il peccato a Kadesh quando entrambi avevano colpito rabbiosamente la roccia invece di parlarle. Fu a motivo della posizione elevata che entrambi avevano che il loro peccato fu così grave. Fu con profonda tristezza che Mosè prese le vesti sacerdotali da Aaronne per metterle su suo figlio Eleazar. Non sarebbe stato Aaronne ad offrire il primo sacrificio nella terra promessa. Questo privilegio sarebbe toccato a suo figlio. Il racconto biblico dice: là Aaronne morì e là fu sepolto. Deuteronomio 10:6. Questo monumento dietro di me, costruito in tempi piuttosto recenti, fu costruito per commemorare quello che si crede essere il punto dove Aaronne morì. Uno dei più illustri uomini mai visti ebbe solo suo fratello e suo figlio al suo funerale, in forte contrasto con alcuni dei funerali sontuosi e appariscenti che vediamo oggi per persone in posizioni importanti. Quando Mosè ed Eleazar scesero dal monte da soli, il popolo pianse Aaronne. Eppure nessuno avvertì la perdita quanto Mosè, perché ora sapeva che anche la sua fine era vicina. Aaronne ha un posto speciale nella storia di Israele perché è stato il primo sommo sacerdote, è stato un leader fedele, spalla a spalla con Mosè e avendo comunione quotidianamente con Dio. Dio ha un posto speciale per Aaronne, ma la sua vita illustra che ci sono conseguenze per le nostre azioni. Aaronne fu perdonato dalla misericordia e dalla grazia di Dio per il suo peccato a Kadesh, ma il perdono non rimuove sempre le conseguenze. Che possiamo accettare umilmente il piano di Dio per le nostre vite ed essere pazienti nel sopportare conseguenze di peccati che sono stati perdonati.